Caffè Biancorosso, con l'opinionista Andrea Amorini e un ospite del Piacenza Calcio. 5 minuti di podcast con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo biancorosso. Una nuova puntata di Caffè Biancorosso. Diamo subito il buongiorno al nostro Andrea Morini, poi avremo un ospite d'eccezione con noi. Mandiamo per ordine. Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Max, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Continua la striscia positiva di risultati del Piacenza, l'ultimo pareggio tenuto su un campo difficile, insomma ne abbiamo già parlato, insomma, delle problematiche di quel campo in questa categoria. Guarda, io l'ho considerato positivo questo risultato, positivo perché figlio di una prestazione comunque buona del Piacenza, cioè non abbiamo avuto la brillantezza delle ultime due partite in casa, ma c'è stato un assestamento a livello alto, cioè questa è diventata ormai una squadra che sa quello che vuole, che sa come giocare e che ha l'intensità e la qualità per affrontare questa categoria. C'è mancato l'instant killer, secondo me, dopo aver fatto gol, che era la cosa più complicata da fare, ci sono stati 10 minuti in cui i padroni di casa sono andati in difficoltà. Ecco, in quel momento lì noi avremmo dovuto essere in grado di raddoppiare. È una cosa che secondo me arriverà più avanti, però ti dico, la prestazione della squadra secondo me è stata positiva. Entriamo nei particolari con il nostro semaforo, cominciamo da quello verde. Allora, io parlerei di Job, oggi parliamo di due under. Job è in grande crescita, è uno dei tanti ragazzi che sta crescendo domenica dopo domenica, soprattutto per lui quando gli è stata data la possibilità col nuovo modulo tattico di entrare anche in mezzo al campo e cercare in fase diciamo di possesso palla di essere protagonista, è sempre più cresciuto e quindi direi che oggi semaforo verde per lui. Semaforo rosso. Ecco, semaforo rosso è per Badouen per l'espulsione finale. Secondo me ha giocato una partita ottima, ha fatto un'ingenuità che ci può stare nell'occasione della loro azione del gol. Per un giocatore in grande crescita, che anche lui che dà garanzie, non si deve fare spellere all'ultimo minuto e prendere 3 giornate di squalifica come è successo, perché per noi è un giocatore importante. E con noi ospite questa mattina Stefano D'Agostino, buongiorno, benvenuto, sei d'accordo con l'analisi di Andrea? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, ha fatto un'analisi secondo me corretta, la vedo praticamente nella stessa maniera, partendo dal presupposto veramente che non che sia una scusa, perché la Serie D anche questa, poi magari al nord ci sono meno campi di questo genere, però sapendo che tipo di campo andavamo ad affrontare abbiamo fatto come squadra una prestazione con delle giocate, con delle cose e una mentalità differente rispetto a tutte le altre, perché ripeto, il campo, se vogliamo chiamarlo così, il prato non poteva farti esprimere certi tipi di giocate che abbiamo fatto vedere queste 3-4 giornate con Mister Rossini, però la squadra vera, la squadra di categoria si adatta al campo, non è un alibi e fa quello che deve. Naturalmente dopo il vantaggio, cosa veramente difficile, trovare un gol in quel campo, perché poi sono molte palle alzate, tanti ribalzi, gli avversari che conoscono il loro manto e giocano di conseguenza, quindi molto fallosi, molto irruenti, dovevamo perlomeno fare il 2-0, poi una volta che non ce la fai comunque non devi, loro erano in una situazione che non erano molto incoraggiati perché non avevano fatto un tiro in porta. Noi, quello che ho detto anche a Noah prima dell'errore sul gol che gli ha fatto perdere un po' di sicurezza, c'è stata un'azione prima che ha tentato un retropassaggio molto rischioso su un campo veramente ai limiti della praticabilità, dove Luca Moro è arrivato a contrasto con l'attaccante e da lì loro hanno preso un pochino di coraggio, sono venuti un po' in massa e poi hanno fatto questo 1-1. Dopo l'1-1, nonostante ciò, abbiamo fatto una grande reazione, ha avuto due occasioni importanti verso la fine. A proposito, Stefano, da quando sei tornato in quello che io ho sempre considerato dall'inizio il tuo ruolo, cioè giocare dietro la punta, seconda punta, comunque libero di andare dove vuoi, hai fatto 4 assist e 2 gol, ma la mia curiosità, ma con Maccarone ne avevi parlato prima di questa possibilità? 4 assist e 4 gol. Ho fatto 4 gol. Te ne ho tolti due.
No, vabbè, e allora lo sai, mai conosciuto, non mi piace passare del passato, comunque di persone che adesso non ci sono più, che tra l'altro sono persone che stimo molto. Naturalmente, se parliamo di un punto di vista tattico, lui aveva le sue idee, naturalmente c'era confronto in maniera molto educata, anche perché poi ti ripeto, ho 31 anni, quindi bene o male la mia carriera si è vista e dove l'ho spesa e con che risultati. Naturalmente lui aveva delle idee differenti e io sono un ragazzo che non è una prima donna, sono un ragazzo che si mette a disposizione, sono venuto a Piacenza per un obiettivo, quindi se mi viene chiesto di dare il massimo in un altro tipo di ruolo, più che altro con altre caratteristiche, io mi ci impegno. È normale che poi a tu per tu le mie perplessità le avevo, però ti ripeto, non è mai stata una cosa che mi ha fatto mettere l'io davanti a noi. Naturalmente mister Rossini mi ha messo nella posizione più congeniale a me e da lì mi sono sentito più dentro alla squadra, anche in termini di vicinanza alla porta, ecco. A proposito di mister Rossini, tu l'hai avuto, anche se in una breve parentesi, al Trizio, lo trovi diverso dall'epoca, come l'hai trovato? No, beh, il mister ha un carattere particolare, molto, ti carica molto, è molto estroverso, anche quindi me lo ricordavo bene come fosse, oltre le idee calcistiche. Lo trovo migliorato, nel senso, anche là comunque era una situazione un po' differente e fu veramente per poco, però si vedeva che aveva delle belle idee a livello di riaggressione, di con la palla, delle traiettorie, quindi sapevo che poteva sposarsi bene con ciò che il gruppo avesse bisogno in quel momento, che era una bella ventata di energia e di spensieratezza, e quindi è importante che dire che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo ancora crescere tanto, e visto quello che gli errori commessi a inizio anno, non possiamo permetterci di fare passi indietro e di continuare su questa strada con le prestazioni, perché se questa squadra mette questa cattiveria e intensità e con le qualità che ha, è normale che può fare un bel fine stagione e un bellissimo giorno di ritorno. Marquez e Recino e dietro le spalle d'Agostino, quanto è applicabile secondo te questo schema nel Piacenza attuale? Beh, ne parlavo l'altro giorno, naturalmente per me è una soluzione che si potrà vedere in certi tipi di partite o sicuramente anche a partita in corso. Per esempio, io credo che domenica, se Facundo fosse stata a disposizione dopo loro 1-1, sarebbe stata applicata questa cosa, e quando devi vincere dall'inizio sicuramente sono accordi che ci penserà il mister. L'importante è che i giocatori che componiamo il Piacenza, adesso in questo caso il reparto offensivo, ma vale per tutti, non vogliano, ti ripeto, mettere l'io davanti a una gestione di squadra. Quindi se la squadra trova delle certezze con certi tipi di meccanismi, è giusto che poi ci sia anche delle rivalità sane, per cui il livello si alzi anche in ruoli importanti, perché l'abbiamo visto in questi mesi, il Piacenza non può avere solo un attaccante forte che, se per caso ha un piccolo infortunio, devi giocare, con tutto il rispetto, con un ragazzo della Juniores. Non esiste, per il nome che abbiamo e per l'obiettivo che abbiamo. Quindi è benissimo che sia arrivato un giocatore di quel calibro, starà al mister decidere. Per quanto riguarda la tua domanda, sicuramente ci saranno dei frangenti o anche delle partite, se il mister riterrà corretto farlo, che giocheremo tutte e tre insieme. Grazie a Stefano D'Agostino. Grazie mille, un grande saluto e grazie ancora per l'invito. Andrea Morini invece lo ritroveremo lunedì nei punti di vista. Grazie Andrea, buona settimana. Buona settimana a voi, ciao Stefano. Caffè Biancorosso, ogni mercoledì alle 9.30 su Radio Sound. 5 minuti di podcast con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo biancorosso.